Benvenuti ad Un Te con Rosanna, questa sera siamo negli studi di Telefoggia e il nostro ospite è Fabrizio Baia. Buonasera Fabrizio. Buonasera Rosanna, grazie dell'invito. Grazie a te per essere venuto. Fabrizio Baia è un giovane, lo, lo vedete tutti, un giovane foggiano, eh, studente laureando alla Bocconi di Milano che vive ed opera eh, sul territorio sia foggiano che milanese. Eh, ebbene Fabrizio, la mia prima domanda è relativa a ciò che fai tu a Milano e eh, a, eh, a quello di cui ti occupi invece a Foggia. E soprattutto voglio sapere quali sono le differenze sul territorio che hai notato tra eh, le tue mansioni a Milano, il tuo lavoro e quello che invece fai a Foggia. Allora, sì, eh, io mh, sono a Milano da ormai cinque anni e eh, posso dire che mi trovo abbastanza bene a Milano, nonostante sia una città abbastanza grande e caotica rispetto a Foggia, non è una, una cittadina di provincia, quindi è probabilmente forse l'unica città a carattere europeo, a carattere europeo d'Italia. E eh, tutto sommato sono sempre voluto rimanere legato alla mia città perché credo che tutto, tuttavia Foggia abbia un qualcosa di, di importante, da, non solo da un punto di vista emotivo, per quello che riguarda diciamo, il mio passato, la mia storia e quindi quello che mi è piaciuto diciamo, e eh, a cui sono rimasto legato, i miei valori, ma soprattutto per quel che riguarda anche le potenzialità. Che sono tuttavia introvabili nel resto in tante, in tante altre parti d'Italia. Eh, in particolare, vedo a Milano la differenza con l'agroalimentare, soprattutto col cibo, con quello che c'è lì. ho già qualcosa che tutte le volte che torno ha una marcia in più. E, questo diciamo, mi ha sempre fatto capire quanto in realtà sia importante la mia città Vuoi e il resti nel mio territorio. Sì. Tu a Milano ti occupi di start-up, sì. new media. Eh organizzazione di eventi, sì. a Foggia invece sei più attivo nel settore delle politiche giovanili. Okay. Come mai questa differenziazione di ruoli e soprattutto che cosa sei riuscito a trasferire dalla, um, diciamo dal lavoro milanese a Foggia? Cosa Milano ti ha dato da poter poi attualizzare e portare sul nostro territorio? Se ti ha dato qualcosa. Sì, allora sicuramente io eh, ritengo eh, necessario andare fuori dalla propria città perché è quel qualcosa che ci permette di crescere, il fatto di viaggiare, di conoscere altre realtà e soprattutto di vivere in condizioni anche differenti, spesso anche più difficili da quelle in cui si è abituati, perché indubbiamente lasciare la propria casa, la propria famiglia, sicuramente è più complesso, è più difficile, però è quel qualcosa che ci forma. E, eh, questo percorso mi ha portato comunque anche nel tempo a volermi mettere alla prova soprattutto con qualche attività imprenditoriale, altro. In particolare sono molto rimasto affascinato dalle start-up, quindi questa realtà di innovazione, di, di questi piccoli contenitori di innovazione che soprattutto riescono a permettere a tanti giovani di potersi esprimere. Cosa che poi è il legame, il filologico con la nostra terra, una realtà in cui i giovani tuttavia non si possono esprimere. esprimere. Ma non è che spesso non si possono, è che spesso vengono considerati dalle aziende più che altro come un lavoro a basso costo, manodopera a basso costo. Vengono considerati dalle istituzioni o spesso anche dalla, dai partiti in generale come dei serbatoi elettorali di voti. Spesso non vengono diciamo, incentivati, spinti alla vita politica, ma vengono tenuti sempre in disparte, sempre in riserva. E d'altra parte... Anche il fatto che i giovani non hanno spesso le, la volontà di adoperarsi perché vengono. Gli viene detto spesso la frase: Ma chi te lo fa fare? Ma pensa, pensa ai fatti tuoi, fatti, pensa ai problemi vengono tuoi. Vengono demotivati. Vengono molto demotivati. E invece a Milano. Eh, questo, mentre a Milano questo non accade, accade molto meno, devo dire, perché comunque c'è eh, il, il sentimento di doversi mettere alla prova, di doversi mettere, di dover fare qualcosa e che comunque c'è una città attorno a te che corre, che va avanti e non puoi restare indietro. Quindi questa è una motivazione in più per fare. Tuttavia il legame con la propria terra è indissolubile e quindi ho scelto di, appunto, di, di impegnarmi comunque nella mia città e non lasciarla, non, non abbandonarla. Anche per dare opportunità a questi giovani magari di impiantare una start-up e di certo. operare in attività imprenditoriali che come dicevi tu qui è difficile da fare. Hai fatto parte della consulta giovanile e oggi sei vicepresidente del forum giovani Benvenuto. di Foggia. Di che cosa si occupa il forum? Allora, il forum in realtà è una, un contenitore di associazioni e di, eh, di ragazzi, di giovani, che hanno la volontà di, di fare qualcosa per la propria città. Uh, allo stesso tempo è un filo conduttore tra l'istituzione comunale, quindi una sorta di megafono da parte del, dell'amministrazione comunale, verso la realtà associazionistica, verso la realtà uh, giovanile molto ampia spesso e eh, ciò che è mancato spesso in alcuni anni, comunque non è che è mancato, diciamo c'è stata difficoltà nel riuscire ad adoperarlo, è stata proprio eh, la capacità da parte delle associazioni dei giovani di esprimersi verso il comune. Il, dalla parte del comune abbiamo avuto per quello che riguarda quest anni, questi due anni di, di mandato moltissima apertura, ci hanno messo a disposizione una sede a cui tenevamo molto, perché eh, dava soprattutto un, da un punto di vista simbolico un'immagine importante, di questo dobbiamo ringraziare l'assessore Giuliani che ci è stata diciamo molto... Molto disponibile nel, nel concederci questa sede, che si trova negli uffici comunali, quindi, questo è l'impatto simbolico che ci tenevamo, eh, che ci tenevamo esistesse, e allo stesso tempo eh, siamo riusciti ad interfacciarci con le altre realtà del forum, che sono quelle di regionale, con il forum della Puglia, il forum nazionale, nazionale. Col degli, con il ministero delle politiche giovanili, che ci hanno permesso di portare la nostra città ad un ruolo un po' più importante di quello in cui l'avevamo presa. Quindi, siamo contenti dell'operato, cioè nonostante la salita è ancora difficile perché da qui ai giovani, comunque, ce ne passa perché in primis devono impegnarsi le associazioni giovani a spingersi di più, sempre oltre, insomma, nel, nel raggiungere questi obiettivi. Fabrizio, fattivamente, che cosa avete prodotto, organizzato con il Forum Giovani? Allora, con il Forum siamo riusciti a portare innanzitutto avanti alcuni alcuni temi importanti, tra cui un protocollo di intesa con l'ATAF per quanto riguarda una sosta tariffaria agevolata per gli studenti universitari nelle zone di parcheggio limitrofe alle facoltà, che può sembrare una cosa scontata, ma tuttavia agevola molto i ragazzi, soprattutto nella mobilità, spesso si trovano comunque in difficoltà nel parcheggiare la macchina, soprattutto nel caso delle facoltà più centrali come quella di giurisprudenza, di economia. E quindi, questa diciamo, era una richiesta che ci veniva fatta l'associazione Area Nuova e che abbiamo, siamo riusciti comunque a, a portare avanti. Un'altra un cosa molto importante è stata quella di farci comunque sempre presenti con alcune iniziative, alcuni eventi. L'ultima che ricordo è quella del 24 dicembre. Abbiamo realizzato un, un palco sulla zona pedonale, sul corso, dove dei ragazzi hanno potuto esprimersi con musica, DJ set e quindi insomma cercare di coinvolgere i ragazzi, prima di tutto dando a loro non solo l'idea di essere eh, diciamo, qualcosa che fa anche parte, ma che fa soprattutto parte della comunità. Quindi eh, i ragazzi diventano protagonisti Protagoni. tramite, tramite voi. Quanto è cambiata Foggia da quando tu sei andato via ad oggi e se è cambiata in meglio o se eventualmente è cambiata in peggio? Allora, questa è una domanda abbastanza, abbastanza importante perché ritengo che Foggia sia comunque eh, nel tempo in un certo senso migliorata da un punto di vista della consapevolezza dei cittadini che... Eh, Bisogna fare qualcosa dell'attivismo, vedo comunque una città un po' più incentrata sulle problematiche, sul, uh, sull'impegno sociale. D'altra parte però non posso dire che Foggia sia migliorata in questi anni perché tuttavia è una città ancora con delle gravissime problematiche, la vedo tutte le volte che torno, tuttavia la vedo spesso impoverita da un punto di vista sia, sia umano sia da un punto di vista che anche economico. D'altra parte vedo sempre più giovani che partono. Un aneddoto che mi ricordo è un tempo, diciamo, i ragazzi quando noi andavamo alle superiori ci, facevano, si, ci si domandava se si andava a Foggia, se si restava a Foggia o se si andava magari fuori. fuori. Mentre adesso si chiede direttamente dove vai a studiare, cioè non c'è neanche più l'idea di poter restare nella propria città perché si sa che o magari per lo studio o soprattutto per il lavoro, prima o poi si bisogna un po' abbandonare la propria città perché questa è una, una, una problematica secondo me importante, noi lo vediamo nei periodi di festa, nei periodi diciamo, come Natale o la Pasqua. Foggia raddoppia quasi la sua popolazione, sembra che, diventi, sembra che diventi davvero una città piena di giovani. Perché tornano tutti quei ragazzi che se ne sono dovuti andare? E Eppure Fabrizio, sì. l'università di Foggia è risultata 31esima in Italia è eh, vero. come competenze che eh, fa assumere ai, ai giovani. E come mai c'è questa sorta di snobismo secondo te da parte dei ragazzi foggiani che a tutti i costi vogliono laurearsi in una città che non sia la propria? Allora io credo che non sia la questione, io credo che Quasi tutti i ragazzi che conosco sarebbero ben contenti di restare a studiare e lavorare e vivere nella propria città perché la propria città piace. Foggia, tuttavia, è una città a misura d'uomo, non troppo grande, neanche troppo piccola, non è un paese. Il problema sono le, le aspettative, le prospettive economiche che la città offre, che sono spesso insufficienti. E quindi io lo vedo anche molti ragazzi che conosco, che hanno ben apprezzato l'Università di Foggia, che l'hanno fatta e sono rimasti entusiasti perché comunque offre tantissimo, è una delle realtà più belle, viene considerata un'isola felice della nostra città. Tuttavia è una è, resta diciamo un po' monca perché nel momento in cui per un, non c'è la prospettiva di un lavoro stabile, di un lavoro anche abbastanza soddisfacente, si, ci si trova costretti ad abbandonare la propria città. E alcuni ragazzi spesso non fanno altro che anticipare questo abbandono, iniziandolo già da, dalla fine del liceo. Come dovremmo intervenire per migliorare la situazione e per dare una prospettiva economica più ampia? Secondo me, la cosa più importante dovrebbe essere quella di concentrarsi su, alcune, eh, su alcuni business che possono essere portanti per, la nostra, per il nostro territorio: prima di tutto il turismo incentrarsi bene sul turismo perché la nostra è una realtà che può offrire tantissimo da un punto di vista agroalimentare, da un punto di vista paesaggistico, eh, e non, viene, non viene sfruttato, non viene sfruttato adeguatamente, spesso basta vedere un po' quelle che sono le opinioni che si sentono anche in giro quando parlo a Milano di Foggia e altro, mi viene detto a ah, Foggia fuggi da Foggia, cioè, non si sa neanche cosa c'è realmente nel nostro territorio, magari il colore... Un la vecchio Puglia. detto del quale nessuno sa l'esatto significato. Esatto, probabilmente, ma eh, il, comunque se si parla di Puglia si parla di Salento più che di Gargano. Più che del Gargano. E queste sono delle cose che non ci devono, cioè, non dobbiamo accontentarci, anzi dobbiamo cercare di cambiare. E un'altra cosa molto importante secondo me potrebbe essere il volano delle nuove tecnologie, perché io vedo che ci sono molti giovani che fuggono e secondo me è proprio da questo che bisogna ripartire. Cercare di creare un contenitore di appunto innovazione, che possa permettere a tutti quelli che sono i valori portanti del nostro, del nostro territorio, con l'agroalimentare, il turismo e altro, di poter a crescersi grazie proprio al, all'innovazione, grazie Quindi proprio alla tecnologia. all'utilizzo della tecnologia esatto e permetterebbe di trattenere tanti di quei giovani che sono poi in realtà il nostro cuore pulsante, perché noi vediamo i paesi del Subappennino che fine fanno quando i giovani se ne vanno, scompaiono, restano Infatti. del cemento vuoto. E poi questa è la realtà che noi ci accorgiamo anche dagli ultimi sondaggi, che sono quelli fatti ad esempio da Non solo Affitti, che ha prodotto come dati eh, il fatto che oltre il 40% degli immobili nella nostra città siano vuoti, siano disabitati. Questo ci fa capire come la città in realtà si stia veramente desertificando. Ed è terrificante, Ed è terrificante. questo. Tu sei impegnato politicamente, ma nell'accezione più alta e più nobile del termine, sì. soprattutto per quanto concerne le politiche giovanili. Parlaci un po' di questa tua esperienza. Allora, le politiche giovanili sono, secondo me, dovrebbero essere al centro, soprattutto appunto di una città che sta perdendo alcuni dei propri ragazzi, dei propri giovani che emigrano e allo stesso tempo dovrebbe essere al centro non solo di... Di Foggio, un po' un, al centro dell'Italia come, come concetto esatto da cui ripartire. Perché le politiche giovanili sono quel modo di intendere la politica anche dal punto di vista dei ragazzi, soprattutto dal punto di vista dei ragazzi rimettendoli al centro, coinvolgendoli. Perché i ragazzi appunto non sono semplicemente qualcosa che deve fare da contorno, anche se può sembrare una retorica. Spesso questo: parlare di giovani e anziani. Però in una società che corre così veloce, una realtà, un'economia che corre così rapidamente, è importante. Cercare di trattenere le proprie risorse. Perché se non si riesce a innovare, e a cambiare, a dare a queste risorse il compito di certo. stanno responsabilizzati i ragazzi. Cioè, bisogna far capire ai ragazzi che devono prendersi carico degli oneri e degli onori di portare avanti quelle che sono l'eredità eredità della proprie cultura, dei propri valori, della propria terra. Bene, e quali sono i tuoi progetti futuri? E I miei progetti futuri per il momento sicuramente concludere un percorso di studi, concludere un percorso accademico e soprattutto impegnarmi sempre di più in quella che è la mia passione, cioè quella per il mondo dell'imprenditoria, delle, 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 delle start-up, delle innovazioni tecnologiche. E, eh, un, altro, un altro impegno sicuramente è quello di, di mantenere attiva la mia passione politica che deve restare per quanto mi riguarda più che un'ambizione un di carriera, un'ambizione lavorativa, una passione, perché solo così può essere sana e può portare avanti i propri principi, i propri valori che è eredito dalla mia famiglia e dal mio territorio. Quindi eh, politica nel senso, come dicevamo prima, più alto del termine come giustizia sociale? Correttezza. Sì, eh, allo stesso tempo credo che sia molto importante anche la definizione che dava Italo Calvino di, eh, delle proprie città, di quella che è la passione per le proprie città, cioè non sono le meraviglie che, fa, che, rendono, grandi le, che rendono grandi le nostre città, ma sono le risposte che danno alle nostre domande questo quello che dicevano nelle città invisibili, ed è effettivamente vero perché noi dobbiamo capire cosa vogliamo dalla nostra città, non vogliamo che sia probabilmente New York o una città, una metropoli cinese, allo stesso tempo non vogliamo che però sia un, un paese scomparso, un paese fantasma, quindi dobbiamo cercare di trovare quello che vogliamo e chi deve dare questa risposta sono sicuramente i giovani, più di tutto, che devono prendere in mano l'eredità delle sorti. Mi pare che tu eh, conosca le domande ma sei anche pieno di risposte e noi ti auguriamo che queste risposte possano concretizzarsi eh, per te e per questo tuo amore per la nostra città affinché appunto possa diventare un vessillo ma soprattutto una bandiera su qualcosa di costruito che andremo a costruire per migliorare la nostra città. Eh, Fabrizio, grazie per essere stato con noi e per averci parlato della tua esperienza. Grazie a te. Eh, non appena hai qualcosa da raccontarci, eh, ti invitiamo ad essere nuovamente eh, a un tè con Rosanna. Volentieri, grazie Rosanna. Amici di Mitico Channel, eh, concludiamo il nostro tè con Fabrizio Baia, ringraziamo Telefoggia per averci offerto le sede e ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci.